Avverto altresì che è consentita la partecipazione da remoto. L'ordine del giorno reca l'audizione informale del segretario generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Francesco Sequi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, numero 95, 1 febbraio 2010, numero 54. Anche a nome del collega Petrocelli, Presidente della Commissione Esteri del Senato, do il benvenuto all'ambasciatore Sequi e naturalmente lo ringrazio della sua disponibilità. E mi limito a segnalare che, in considerazione della natura non prettamente burocratica della materia trattata, gli uffici di presidenza integrati dal Presidente Gruti e delle commissioni congiunte Affari Esteri hanno ritenuto utile e opportuna questa audizione, al fine soprattutto di cogliere gli aspetti politici e di sistema connessi all'intervento di riordino della Farnesina, di cui appunto all'atto del governo che le commissioni stanno esaminando. Detto questo, quindi io do la parola all'ambasciatore Secco, ancora ringraziandolo per essere qui. Prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sono particolarmente grato per questa nuova opportunità che mi viene data di intervenire di fronte alle commissioni riunite. Il provvedimento che state esaminando è un tassello ulteriore e importante in un disegno di riforma e innovazione che la Farnesina sta perseguendo per rispondere con sempre maggiore efficacia ai mutamenti dello scenario internazionale. Cambiamento climatico, sicurezza alimentare, depauperamento delle risorse naturali, rilancio della regionalizzazione del commercio, quadro geopolitico multipolare, gestione dei flussi migratori, terrorismo, pandemie, nuova rivoluzione industriale incentrata su digitalizzazione e intelligenza artificiale. La complessità e rapidità di queste e altre sfide comportano un progressivo aggiornamento dei nostri strumenti. Senza affrontare qui il tema delle minacce ibride come gli attacchi cibernetici, è un fatto che la comunicazione ha un peso crescente nelle situazioni di crisi. Basti pensare, a titolo di esempio, al ruolo dei social media, persino in un conflitto dai connotati tradizionali, come ricordavo recentemente in un'audizione presso queste commissioni. Pensiamo all'Afghanistan, un conflitto, direi, arcaico, persino nelle sue fattezze, e il portavoce dei talebani ha tenuto una puntuale cronaca su Twitter, alimentando abilmente la narrativa di una avanzata inarrestabile nel paese che ha avuto persino delle conseguenze psicologiche, militari e dunque politiche. Ciò che vale per le crisi internazionali si applica naturalmente anche ai servizi o alla promozione economica, scientifica, culturale. In società sempre più digitalizzate e organizzate per app, le istituzioni pubbliche devono saper utilizzare i nuovi linguaggi per raggiungere più efficacemente e velocemente diversi tipi di pubblico e utenza, mantenendo però coerenza nei contenuti e unitarietà d'immagine. Per la Farnesina ciò significa dotarsi di infrastrutture e processi che consentano di accrescere le capacità di perseguire al meglio l'interesse nazionale, di erogare informazioni e servizi ai connazionali al sistema paese in una maniera sempre più efficiente, ma anche di raccontarlo alla più ampia audience possibile, di analizzare con sempre maggiore precisione la realtà che ci circonda e l'evoluzione dei fenomeni internazionali. Il processo di rinnovamento avviato dal ministro Di Maio, con il trasferimento alla Farnesina delle competenze sul commercio estero, prosegue ora con una riorganizzazione interna, la cui novità principale è rappresentata proprio dalla creazione di una direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale. Questa nuova struttura sarà dedicata alla proiezione del soft power italiano all'estero. Cultura e bellezza restano ingredienti fondamentali anche per la crescita economica, elemento di attrazione per quanti guardano al potenziale produttivo e innovativo del nostro paese. L'Italia ha nel soft power, cioè nello stile di vita, l'eredità del passato, la creatività del futuro, un sicuro punto di forza. E proprio per questo vogliamo valorizzarlo al meglio per farne uno strumento sempre più efficace di influenza, di promozione dei nostri interessi nel mondo e di costruzione di un consenso globale sui temi che consideriamo prioritari e su cui abbiamo uno specifico interesse nazionale.
L'estesa comunità dei connazionali all'estero, che grazie alle nuove tecnologie può ulteriormente rafforzare i legami e tenersi in contatto in tempo reale con l'Italia, costituisce un moltiplicatore, un circuito di diffusione continua di questo nostro soft power nel mondo. La Farnesina si propone di sostenerlo e alimentarlo con iniziative sempre nuove, puntando sulle possibilità offerte dall'innovazione digitale. Ecco dunque l'esigenza di combinare i diversi ambiti della comunicazione e della diplomazia pubblica e culturale, mettendo a sistema le competenze e le esperienze già maturate negli anni in questi settori. Con l'istituzione di una nuova direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, cureremo quattro settori particolarmente importanti per l'immagine e gli interessi dell'Italia nel mondo: la comunicazione, la promozione culturale, la programmazione strategica e la presenza italiana nelle organizzazioni internazionali. Il servizio stampa sarà naturalmente centrale nella nuova direzione generale, con il compito di assicurare coesione alla comunicazione istituzionale, anche in una prospettiva di accresciuta sensibilizzazione della società nazionale e internazionale sui temi prioritari di politica estera, nonché sui servizi erogati dalla Farnesina e dalla sua rete all'estero. Un'opinione pubblica informata e aggiornata in politica estera è il migliore antidoto contro fenomeni non nuovi, ma che certamente Internet ha amplificato, della disinformazione e cattiva informazione, con tutti i risvolti anche securitari che ne conseguono. Vi è inoltre, e lo misuriamo ogni giorno, sempre più politica estera nella vita dei nostri cittadini, che si tratti di servizi erogati da un'ambasciata o da un consolato, dell'assistenza dell'unità di crisi, delle conseguenze di un grande accordo di libero scambio o dei benefici di una visita bilaterale che promuove intese. La politica estera merita e conquista spazio nel dibattito pubblico. Dal punto di vista dei contenuti e dei canali digitali, la Farnesina muove già da solide basi. Dal 1 gennaio al 31 agosto del 2021, il solo Ministero ha prodotto oltre 2.600 contenuti multimediali originali sui rispettivi account social, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. La rete estera di ambasciate, consolati e studi di cultura ne ha prodotti oltre 17.000 nello stesso periodo. Di recente abbiamo avviato la produzione di alcuni podcast nel canale Voci dalla Farnesina per promuovere, in particolare tra le giovani generazioni, la conoscenza della politica estera italiana e delle tematiche internazionali, oltre che il dibattito a livello di società civile. Vi è alla base una fortissima cresciuta domanda di Farnesina da parte del pubblico nazionale e straniero, di specialisti ma anche di semplici cittadini. Lo conferma anzitutto il numero di utenti misurati dagli accessi al sito internet del Ministero, aumentato nel solo 2020 del 170% rispetto al 2019 e nei primi sei mesi del 2021 ulteriormente cresciuto del 51% rispetto allo stesso periodo del 20. In termini assoluti questo significa un passaggio dai 3,3 milioni di utenti del 19 agli oltre 6 milioni nel 2020 e ai 5 milioni già conteggiati nel solo primo trimestre del 2021. Analoga tendenza può rilevarsi nel numero di pagine visualizzate: 13 milioni nel 19, 32 nel 20, 26 milioni nel periodo gennaio-agosto del 21. Sono dati significativi cui ha ovviamente contribuito anche l'emergenza Covid, che ha avvicinato ancor più la Farnesina agli italiani e gli italiani alla Farnesina, all'estero e in patria. A questi numeri vanno aggiunte le oltre 23.000 domande nel primo semestre di quest'anno tra telefonate, comunicazioni e mail, trattate tutte dall'ufficio relazioni col pubblico a livello centrale, senza dunque considerare le ancor più numerose richieste gestite dalla rete diplomatico-consolare. Per meglio rispondere alle sempre più esigenti richieste del pubblico, il Ministero lancerà un nuovo sito web, riorganizzato nella struttura, rivisto nei contenuti e nell'interfaccia grafica. Al passo con i tempi, adeguato a valorizzare e raccontare l'immagine di un'Italia moderna e all'avanguardia, questo sito sarà disponibile nelle prossime settimane. Un sito che vogliamo soprattutto ancor più vicino agli utenti e funzionale alla diffusione dei contenuti attraverso i social media. La nuova direzione generale dovrà poi valorizzare, come dicevo, il soft power culturale dell'Italia, promuovendo la lingua e la cultura italiane all'estero,
anche attraverso la rete degli istituti italiani di cultura, le scuole italiane all'estero, i programmi di scambio scolastico accademico, l'erogazione di borse di studio, 700 nel solo 2020. La nostra forza principale è appunto la rete dei 84 istituti italiani di cultura nel mondo. Vogliamo aprirne altri 6 entro il 22 ad Almaty, Amman, Bangkok, Hanoi, Miami e Sarajevo e rafforzare quelle ambasciate e consolati generali dove non è presente un istituto di cultura con 13 nuove posizioni di addetto culturale. Tutto questo sarà gestito dalla nuova direzione generale. Per migliaia di stranieri, gli istituti rappresentano il primo contatto con il nostro paese, la lingua, la cultura, le industrie creative, con tutti i risvolti positivi che contribuiscono a promuovere il Made in Italy e il turismo verso l'Italia, secondo quell'approccio di promozione integrata che la Farnesina da tempo ha adottato. Ugualmente importanti e quanto mai apprezzate dalle comunità di italiani all'estero, ma non solo, sono le 7 scuole statali operative, Addis Abeba, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo, e le 42 scuole paritarie per un totale di 22.000 studenti e oltre. L'editoria, la mobilità di studenti e ricercatori, le missioni archeologiche, etnologiche, antropologiche all'estero, la cooperazione culturale multilaterale, specie in ambito UNESCO, sono altri importanti strumenti che ci aiutano a raccontare il resto del mondo al resto del mondo tante competenze ed eccellenze italiane. Comunicazione e cultura, dunque. Il terzo elemento del mosaico di questa nuova direzione generale è la strategia. Alla Farnesina è l'unità di analisi e programmazione ad analizzare i fenomeni internazionali, elaborare scenari e proporre indirizzi o linee strategiche di politica estera. L'unità, finora incardinata nella Segreteria Generale, confluirà nella nuova direzione per la diplomazia pubblica. Una scelta fatta proprio per garantire una sinergia ancor più stretta tra analisi, strategia e comunicazione. Attraverso l'unità, la Farnesina ha intrapreso una serie di progetti innovativi, anche per rispondere all'esigenza, sempre più sentita, di anticipare tendenze e possibili scenari futuri, funzionali a fornire al decisore politico elementi utili per le decisioni e per delineare una programmazione di più lungo periodo. Al tempo stesso è importante favorire un maggior coinvolgimento dell'opinione pubblica nel dibattito e nelle scelte di politica estera. Per rafforzare la capacità analitica del Ministero, l'unità di analisi e programmazione ha prodotto dall'inizio del 2020 92 approfondimenti, inclusi quelli di nuova concezione, con un'ottica di medio-lungo periodo e visualizzazione dei dati e dei fenomeni descritti. Il ricorso negli ambiti evidentemente previsti dalla legge a competenze esterne su tematiche prioritarie per la politica estera italiana dà vita a un fecondo rapporto di partenariato tra le strutture della Farnesina e il mondo della ricerca e dei think tank italiani. Negli ultimi anni si è registrato un costante aumento degli enti partecipanti e dei progetti presentati, in linea con lo spirito della normativa novellata nel 19, che intende promuovere la pluralità e la logica concorrenziale tra i think tank italiani, nonché ottimizzare l'impiego delle risorse, indirizzandole verso l'effettivo fabbisogno di analisi della Farnesina. Nel 2021, infatti, i contributi erogati sulla base dell'articolo 23 bis del DPR 18 del 67 per progetti di ricerca condotti da enti internazionalistici sulle aree più rilevanti per la politica estera italiana ammontano a circa 778.000 euro e sono stati destinati a 59 progetti presentati da 30 enti. A riguardo vorrei ringraziarvi per il contributo delle commissioni esteri alla definizione delle priorità tematiche di queste attività di ricerca internazionalistica nel formulare il parere sulla relativa bozza di decreto. Vorrei anche ricordare la collaborazione tra la Farnesina attraverso l'unità di analisi e programmazione e i servizi di documentazione e analisi internazionale del Senato e della Camera per l'approfondimento di singole questioni politica estera in base al protocollo d'intesa con il quale è stato costituito l'Osservatorio di Politica Internazionale. Il MAECI inoltre favorisce, in particolare attraverso seminari e conferenze, il dibattito tra esperti, accademici e mondo istituzionale. Particolare successo ha avuto RomMed, diventato in 6 anni il principale appuntamento internazionale dedicato al Mediterraneo. I numeri della scorsa edizione ci dicono che Med è stato uno degli eventi virtuali
più seguiti del 2020, 80 milioni di utenti raggiunti, 40.000 partecipanti alle sessioni, 3 milioni e mezzo di visualizzazioni distribuite su 5 fora tematici, 11 panel e 15 dialoghi. Sono intervenute oltre 100 personalità politiche, vertici delle organizzazioni internazionali, imprenditori, rappresentanti della società civile, che hanno condiviso analisi, idee e progetti per assicurare un futuro di pace e prosperità al Mediterraneo. Un risultato che ci incoraggia e ci sprona a migliorare anno dopo anno. Anche queste iniziative ricadranno in maniera articolata, organica e coerente nelle competenze della nuova direzione generale. Proporre linee strategiche per la nostra politica estera non può prescindere da una politica ponderata e coordinata di promozione della presenza italiana nelle organizzazioni internazionali. Questa è un'altra importante novità della direzione generale. La selezione a monte delle posizioni strategiche per l'Italia nei diversi organismi internazionali, l'individuazione dei candidati più adeguati sarà ricondotta a unità all'interno della direzione, così da poter monitorare e promuovere con una visione complessiva e trasversale la presenza degli italiani nelle diverse articolazioni europee e multilaterali di cui l'Italia è parte. Non parlo solo di posizioni di vertice, ma anche e soprattutto delle migliaia di funzionari italiani che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali e che sono di cruciale importanza per il nostro Paese. Contiamo, e sono dati del 2020, 1.717 funzionari nel sistema delle Nazioni Unite, circa il 4,5% del totale, 3.542 nell'Unione Europea, 11,1% del totale, di cui 116 al SEAE, 11,5%, 1.585 in Commissione, 11,3%, 332 all'OCSE, 8,8%, 87 all'OSCE, 6,1%, 122 al Consiglio d'Europa, 5,4%, e 186 nel sistema NATO, 8,8%. Nel gennaio 2021, consci dell'importanza di tale capitale umano e desiderosi di offrire un ulteriore strumento ai giovani italiani che aspirano a carriere internazionali, abbiamo lanciato il portale Join It. È un motore di ricerca di cui possono avvalersi tutti i cittadini per cercare opportunità professionali presso le principali organizzazioni. Attraverso un sistema di messaggistica, gli utenti registrati possono inoltre segnalarci le candidature presentate e, aprendo un canale di comunicazione diretto con il MAECI, chiederne il sostegno. Join It conta attualmente 1.560 iscrizioni. La componente più significativa dell'utenza è rappresentata da giovani con un'età compresa tra i 21 e i 30 anni. Comunicazione, soft power, strategia e funzionari internazionali. Ecco dunque i principali ingredienti della diplomazia pubblica, per cui la nuova direzione generale intende essere il punto di riferimento e di coordinamento. È una riorganizzazione che pone l'Italia in linea con partner importanti che già si sono dotati di strutture specifiche per comunicare con coerenza le proprie scelte sui temi internazionali e promuovere i propri valori e la propria immagine nel mondo. Al SEAE, il Servizio Diplomatico Europeo, le funzioni di comunicazione strategica, con quelle di analisi e pianificazione strategica, sono accorpate in un'unica struttura. Il Dipartimento di Stato americano ha un'apposita direzione di Public Diplomacy and Public Affairs. Un ulteriore vantaggio della riforma proposta è quello di permettere alla Direzione Generale per la promozione del sistema Paese di concentrare le proprie risorse sulla strategia per la internazionalizzazione del nostro sistema produttivo, anche quale seguito a quanto elaborato in sede di cabina di regia, sulle iniziative volte a favorire l'attrazione degli investimenti esteri in Italia, sul sostegno ai processi di internazionalizzazione delle nostre aziende, della ricerca scientifica e tecnologica. Impegnative funzioni acquisite con il trasferimento dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Farnesina delle competenze in materia di internazionalizzazione e commercio estero. Questa precedente riforma, prevista al DL 104-19, è stata subito messa alla prova dalla crisi pandemica, momento in cui il ministro Di Maio ha ritenuto cruciale elaborare una strategia di rilancio dell'export italiano,
una strategia molto tempestiva declinata nel patto per l'export del giugno 2020, varata con il contributo di oltre 145 associazioni e categorie rappresentative dei maggiori settori produttivi nazionali e centrata su 6 aree di intervento prioritario: comunicazione, promozione integrata, formazione e informazione, sistema fieristico, commercio digitale e finanza agevolata. I risultati sono arrivati. Come ha detto il Ministro Di Maio, il merito per la ripresa economica e della crescita dell'export nonostante la pandemia e delle nostre imprese. Ma allo stesso tempo, per la prima volta dopo anni, le imprese che hanno avuto il coraggio di andare all'estero hanno trovato uno Stato che ha fatto rete con loro. L'export italiano è infatti cresciuto nei primi 7 mesi il 21 del 22,8% rispetto allo stesso periodo del 20, fase più acuta della crisi pandemica, raggiungendo una quota di 300 miliardi di euro. In termini assoluti, i dati del periodo gennaio-luglio di quest'anno risultano in aumento non solo rispetto al corrispondente periodo del 20, 244 miliardi, ma anche del 19, 286 miliardi, un anno pre-crisi che fu anche record, anno record per le nostre esportazioni. Non solo, nei primi 7 mesi del 21 le nostre esportazioni sono cresciute più di quelle dei principali partners europei. Italia più 22,8, Germania più 16,3, Francia più 16,9. La crescita sinergica del mercato europeo, tanto più delle economie con noi più integrate, è un positivo segnale di rilancio dell'intero tessuto produttivo nazionale e continentale. La competenza piena sull'elaborazione della politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi è invece passata, in virtù di questa riforma, alla Direzione Generale per l'Europa, che per questo prenderà il nome di Direzione Generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale. La scelta di trasferire al MEIC la politica commerciale risponde alla logica di ricondurre le questioni relative al commercio internazionale di competenza esclusiva della UE da oltre 50 anni nel più generale ambito delle scelte di politica estera del nostro Paese. Come noto, la Commissione europea, DG Trade, esercita un ruolo centrale, conducendo i negoziati per gli accordi di libero scambio in base ai mandati ricevuti dal Consiglio. Grazie al contributo di paesi a vocazione export quale il nostro, la politica commerciale comune europea ha consentito di creare una tra le aree del mondo più aperte agli scambi commerciali. L'Unione europea ha 45 accordi commerciali, soprattutto di libero scambio, con 77 partner. Agli inizi del 20, il 32% delle esportazioni e il 29% delle importazioni dell'Unione europea ricadevano entro il perimetro dei 36 principali accordi commerciali preferenziali e circa 36 milioni di posti di lavoro dipendevano dal commercio, di cui 13,7 per le donne. Alla stessa data, tali accordi hanno prodotto un avanzo commerciale di 113 miliardi di euro in favore dell'Unione. Ciò conferma l'efficacia dell'accordo come facilitatore del commercio. L'avvento di accordi di nuova generazione a partire dal 2006 ha contribuito a sviluppare un sistema commerciale basato su regole certe, a migliorare l'accesso al mercato delle esportazioni della UE, accrescendo la protezione degli interessi europei in diversi settori. Parallelamente è aumentata la trasparenza dell'Unione Europea nella negoziazione degli accordi e di conseguenza la partecipazione della società civile al processo negoziale. I nuovi accordi contengono non solo impegni sulla liberalizzazione del commercio di beni e servizi, ma anche norme su investimenti, appalti pubblici, concorrenza, sussidi, questioni regolamentari, proprietà intellettuale, commercio e sviluppo sostenibile. L'obiettivo dell'Italia nei vari negoziati è un ampio accesso al mercato per i nostri beni e servizi attraverso lo smantellamento di barriere tariffarie e non tariffarie. Nel settore degli appalti pubblici peroriamo un accesso al mercato per le nostre imprese sia a livello centrale che decentrato su base reciproca. Altro risultato per noi importante è la tutela delle indicazioni geografiche attraverso un sistema di protezione solido. In conclusione, la riforma all'esame del Parlamento pare quindi un passo importante, certo non risolutivo, ne siamo consapevoli. L'intervento in esame, è utile chiarirlo, intende proporre una organizzazione più coerente e adeguata alle nuove esigenze, ma non comporta incrementi di posti e quindi di costi. Nel ricordarlo è però bene sottolineare come in altra sede, penso soprattutto alla legge di bilancio, sarà importante assicurare alla Farnesina maggiori risorse. Cito solo 3 esempi che contribuiscono al peso e all'immagine del Paese. La crisi in Afghanistan ha confermato, come ha evidenziato
di recente il ministro, l'esigenza di più politica estera e più fondi alla cooperazione e allo sviluppo. I numeri dell'export dimostrano l'utilità di rafforzare e stabilizzare gli strumenti di internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, e la pandemia ha contribuito a rendere ancora più evidente l'esigenza di rafforzare la nostra rete. Grazie agli interventi legislativi dell'anno scorso, il MEI ci può assumere più diplomatici e aree funzionali, colmando, benché in parte, la riduzione di oltre un terzo dell'organico generata nell'ultimo decennio dai blocchi del turnover. Questo personale aggiuntivo dovrà essere in buona parte destinato all'estero, non solo per sostituire i colleghi in rientro, ma anche per rafforzare la nostra presenza nel mondo, sostenere le imprese ed erogare servizi ai cittadini. Per questo ci vorranno appunto più risorse. Confidiamo nel sostegno al Parlamento, perché la Farnesina è il biglietto da visita dell'Italia del mondo. Lo dico senza indulgere in alcuna autoreferenzialità. Siamo invece consapevoli che per affrontare sfide complesse e accrescere il peso della nostra politica estera e il prestigio del Paese, oltre al rinnovamento fin qui descritto, e cioè la nuova organizzazione, è auspicato, e cioè maggiori fondi, sarà sempre più necessario un approccio multilivello, con pooling di risorse ed esperienze provenienti da più attori. Per questo la Farnesina deve essere sempre più aperta a partnership e sinergie con altre istituzioni, a partire dal Parlamento, con il mondo privato e delle università e con la società civile. È indispensabile per il futuro delle prossime generazioni di italiani assicurare che il nostro Paese rimanga nel gruppo dei Paesi più avanzati al mondo. È un obiettivo cui la Farnesina vuole continuare a contribuire, non solo nelle forme più classiche dell'azione diplomatica, ma anche grazie a iniziative e progetti innovativi nel campo della promozione commerciale, del sostegno alle imprese, della valorizzazione del soft power culturale italiano, dell'analisi dei fenomeni internazionali e della diplomazia scientifica. In questa epoca di cambiamenti, la chiave del successo passa per la transizione ecologica e digitale. Come sappiamo, il governo è impegnato in questa direzione, investirà risorse nazionali ed europee secondo le linee stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alla pubblica amministrazione tocca molta della responsabilità del loro impiego e della realizzazione dei progetti identificati. La Farnesina è pronta a innovarsi e migliorarsi nelle sue capacità e nei suoi strumenti e nei suoi metodi di lavoro per essere all'altezza di questa sfida. Grazie a tutti. Bene, grazie. Ambasciatore Secco, mi pare un'analisi, una relazione molto molto dettagliata che rende evidente l'importanza di questa istituzione di nuova direzione che unifica gli indirizzi strategici, la gestione di quel soft power per il nostro Paese così importante che è la cultura e la proiezione del nostro Paese sugli scenari internazionali a partire dal nostro contributo alla vita delle istituzioni internazionali. E credo anche sia molto opportuna l'unificazione, il trasferimento della direzione del commercio internazionale all'Unione Europea, alla direzione dell'Unione Europea, stante, come tutti sappiamo, il commercio internazionale è materia comunitarizzata, quindi che vede una responsabilità primaria in ogni campo e anche nel campo negoziale dell'Unione Europea. Detto questo, ci sono già dei colleghi che desiderano intervenire, quindi io do la parola al collega Valentini. Prego. Microfoni tecnici. Aspetta un attimo che provano a intervenire. Ecco, Valentini. Mi scuso, grazie Presidente, ringrazio l'ambasciatore Secchi per la sua interessante e puntuale relazione al Parlamento, di averlo informato di quanto succede. Cercherò di essere breve e di soffermarmi su alcuni aspetti, alcuni sono di indirizzo generale, altri sono di indirizzo puntuale. La Farnesina
Lungi dall'immagine che si può avere della nostra burocrazia come un qualcosa di sclerotizzato e rigido, a volte ci dimostra la sua forza essendo una specie di work in progress. Sono continui i mutamenti e i cambiamenti che abbiamo visto nella struttura, negli intenti, nelle modalità operative, pur rimanendo uno dei servizi più importanti del nostro paese, per fare fronte all'evoluzione della società. In questo caso ci troviamo dinanzi all'emersione di quello che alcuni hanno definito l'homo digitalis. L'homo digitalis è colui a cui si rivolge adesso la Farnesina. L'homo digitalis è quell'entità che emerge anche molto forte dopo la pandemia, ma in realtà potremmo dire che dalle primavere arabe in poi è evidente e chiaro che non sarebbero mai accadute senza l'esistenza dei social media. I social media non sono più un qualcosa di secondario, ma costituiscono il lessico e la maniera attraverso la quale non soltanto si esprimono le generazioni più giovani, ma a loro volta finiscono per determinare le modalità di comunicazione di tutti noi. Faccio un esempio banale: il fatto che per 6 ore non funzionassero i social media legati a Facebook ha mandato in tilt metà umanità. È ovvio quindi che la Farnesina si voglia adeguare per comunicare in questo settore, e in questo senso vi sono alcuni altri aspetti da considerare. L'immersione dei social media ha fatto sì che non vi sia più una regressione dai modelli di comunicazione centralizzati che abbiamo conosciuto fino allora, ed emergono una serie di narrative parallele che a volte possono essere anche più potenti. Lo vediamo nel mondo stesso dei conflitti, dove la simmetria tra ciò che avviene sul campo militare, uso questo aspetto perché è quello più, se vogliamo, più evidente, e quello che si riesce a fare passare con la narrativa, dato adito a quella che conosciamo come guerra ibrida, ha fatto sì che emergano delle vere e proprie fabbriche di troll per modificare la narrativa, che l'obiettivo non sia più quello della conquista militare ma della destabilizzazione. Sono state modificate le campagne elettorali, abbiamo visto l'utilizzazione dei social media da parte di presidenti americani in maniera indiscriminata. È ovvio che a questo punto anche la Farnesina si adegui e si renda conto e cerchi di fare in modo di influenzare ed entrare nel mondo della comunicazione. Passi sono stati fatti in avanti. Io sono un po' un appassionato di queste cose, quindi ho visto l'arrivo dei podcast, ho visto diffusi ed enormi, ho visto lo sforzo che è stato fatto per fare in modo che la nostra rete, i nostri ambasciatori, consoli, eccetera, comunichino sempre di più in questo modo. È importante a questo punto che però dinanzi a una decentralizzazione della comunicazione ci sia una centralizzazione quantomeno della narrativa che si deve imporre, e lo dico non soltanto, e lo dico anche perché questo viene fatto anche dai nostri concorrenti, anche dagli altri paesi, ed è quindi importantissimo la costituzione di questa nuova direzione. Questo da un punto di vista strategico. Ora vengo a un altro aspetto che ritengo sia molto importante, che l'ambasciatore ha posto in evidenza, ma che vorrei porre in evidenza anch'io, che è l'aspetto non soltanto in uscita ma anche quello in entrata. L'aspetto dell'ascolto, dell'analisi dei social media, del sentiment, è altrettanto più importante, e non soltanto lo dico in termini generali, ma dico anche il sostegno che può essere dato alle nostre ambasciate da una direzione centrale che sia in grado di leggere, guardare, ascoltare e analizzare quello che succede nel social media, dove in realtà vediamo che viene narrato in tempo reale ciò che accade, sarebbe di sostegno sia per l'analisi sia per la validazione dei nostri modelli, ma anche eventualmente, e se ci riuscissimo, anche per dare indicazioni puntuali e dirette a nostre sedi che si trovassero in una situazione di crisi, in difficoltà. Quindi ben venga e si potenzi l'aspetto di ascolto. Questa è la vera innovazione che io trovo, e l'innovazione più importante della riforma che in questo momento ci viene presentata. Ovviamente è una sfida l'integrazione del commercio all'interno della Farnesina, è una sfida in corso, che vediamo come si cerchi di fare. È giusto attribuire alla direzione Europa le competenze che sono proprio dell'Europa in materia di commercio estero, ma per venire a quanto ci ha detto l'ambasciatore, ritengo che siano tre gli aspetti da tenere presenti in questo caso. Uno, cercare di dare una
omogeneità di linguaggio in maniera tale che i linguaggi sparsi che adesso vediamo nei social media delle nostre ambasciate, delle nostre sedi abbiano un'unitarietà. Il messaggio deve essere uno con un imprint comune, non con una censura, ma creando un effetto, come si vede spesso nei social media, di eco che deve avvenire in maniera tale che il messaggio che noi lanciamo fuori sia sempre più forte. Due, questa eco deve essere riempita da contenuti che sono sì quelli puntuali, ma anche dei contenuti di carattere culturale che incrementano il nostro soft power. Tre, è necessaria un'educazione, un'istruzione, quindi è bene che ci sia una direzione generale che serva sin d'ora, ma anche in futuro, per formare e per creare questa cultura all'interno, moderna, nuova e immediata, all'interno della Farnesina. Perché anche il modello in cui andiamo a comunicare, non è normale che prendiamo ambasciatori, persone di grandissima qualità, che però non sono abituate a questo livello comunicativo, a effettuare dei compiti che, se centralizzati e potenzializzati all'interno, io ritengo che adesso, subito, ma in futuro diventino sempre più importanti. Quattro, messaggio che diamo ai nostri concorrenti, perché già, come diceva l'ambasciatore, è stato fatto in altri paesi. Quinto, e concludo perché potrei parlare ore su questo tema, un'altra cosa molto importante: non sono stati chiesti nuovi posti, non sono stati chiesti nuovi costi, però io dico, cosa deve essere richiesto? Devono essere richieste nuove competenze. Quindi le risorse non sono soltanto risorse di carattere materiale, ma sono risorse di carattere qualitativo. Quindi noi come Parlamento seguiremo. Personalmente ritengo che sia un'ottima cosa. Evitiamo il problema che spesso vediamo all'interno delle amministrazioni, ma è una cosa e non riguarda la Farnesina, riguarda la struttura stessa delle burocrazie, che le riforme diventino dei postifici, ma ci portino invece a dare veramente quell'impulso necessario. Grazie. Grazie, ricordo che abbiamo dei tempi contingentati dall'Aula del Senato, quindi chiederei a chi interviene di essere conciso. La parola alla senatrice Garavini. Grazie Presidente Fassino, grazie Ambasciatore Sequi. Vicino alla bocca. Sì, della sua disamina molto puntuale e convincente. Questo piano di riorganizzazione ci sembra opportuno, ci sembra saggio, ci sembra consono con quelle che sono le esigenze dei tempi moderni e quindi un apprezzamento alla Farnesina nella misura in cui l'amministrazione cerca di valorizzare anche l'aspetto organizzativo proprio per migliorare l'efficienza dei servizi anche della ramificazione all'estero. Fatta questa premessa, la sua presenza però è preziosa per attirare la sua attenzione su una serie di disservizi che purtroppo si stanno realizzando nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, a seguito del combinato disposto probabilmente degli effetti anche del Covid, degli effetti derivanti da una presenza da remoto dei diversi funzionari durante appunto il periodo di pandemia e anche della richiesta di servizi da parte dei nostri connazionali che, se da un lato sono rimasti bloccati, interrotti nel corso della pandemia stessa, probabilmente invece hanno visto un picco di richieste una volta superata la fase appunto emergenziale e di diciamo restrizioni anche fisiche. Allora, tutto questo sta creando però, come lei purtroppo ben immagino saprà, una serie di servizi su tutta la nostra rete consolare, in particolare rispetto all'emissione di documenti di identità, ma in generale appunto su tutti quei bisogni di cui i nostri connazionali avvertono l'esigenza, che stanno creando davvero grandi problematicità anche ai nostri connazionali che appunto dopo un periodo di chiusure delle frontiere e quant'altro adesso chiaramente avvertono anche l'esigenza di spostarsi, vuoi per motivi di lavoro, vuoi per motivi di famiglia. Allora si pone fortemente anche la questione della digitalizzazione. Forse la digitalizzazione potrebbe essere uno strumento che almeno per certi gruppi dei nostri connazionali, penso alle nuove generazioni ma non solo, potrebbe sicuramente rappresentare un ausilio, un aiuto. Proprio su questo fronte però si avvertono grossissime difficoltà. Quindi è necessario che
questo aspetto, cioè della necessità che i nostri servizi, soprattutto all'estero, quindi la nostra rete diplomatico-consolare nella varie diramazioni sparse per il mondo, accelerino i processi di digitalizzazione in atto. Una digitalizzazione che deve per forza di cose anche prevedere una comunicazione con i processi di digitalizzazione in itinere anche a livello nazionale. Perché ad esempio, e vengo ad una proposta concreta, io credo che potrebbe aiutare molto a decongestionare la situazione appunto problematica creatasi in questi ultimi mesi il fatto di poter ad esempio ottenere la carta d'identità elettronica, quindi il documento di identità diciamo per eccellenza in Italia durante le loro permanenze nei luoghi di origine. Cosa che però, per quanto già prevista per legge, non è attuabile. Perché? Perché evidentemente i due sistemi non comunicano tra di loro. E allora è una roba che non è più tollerabile, non è accettabile. È necessario che ci sia in questo un investimento importante, da un lato per adempiere agli obblighi normativi, ma dall'altro anche, da un lato per decongestionare la nostra rete diplomatico-consolare, dall'altro per venire incontro ai nostri concittadini. Altro aspetto che si pone adesso con particolare urgenza è la questione del facilitare, sempre collegato anche al discorso della digitalizzazione, facilitare l'iscrizione in vista dell'imminente appuntamento elettorale rappresentato dal rinnovo delle rappresentanze di base dei comites. Anche lì processi che apparentemente dovrebbero essere molto semplici, cioè quelli della iscrizione al registro elettorale attraverso appunto il ricorso al portale Fastit, quindi apparentemente molto, molto automatico, in realtà è complicatissimo. Perché? Perché evidentemente i sistemi sono ancora piuttosto arcaici, sono tali per cui c'è da rischiare che la partecipazione sia veramente irrisoria. Allora, la preghiera è quella di cercare di agevolare i processi di iscrizione al registro appunto degli elettori, magari ammettendo anche una semplice iscrizione via mail da quello che è il singolo indirizzo mail personale, quindi non iscrizioni diciamo di gruppo, cosa che potrebbe magari inficiare la legittimità del voto e del riconoscimento, ma l'invito è quello a facilitare le operazioni di iscrizione anche attraverso appunto o modalità digitali, quindi semplificando il sistema, o accettando anche semplici comunicazioni postali o via mail, proprio in modo da favorire la partecipazione. Ultimo aspetto e poi concludo, l'aspetto scuola. Estremamente apprezzabili le sue considerazioni rispetto al valore rappresentato dagli istituti italiani di cultura, in generale rappresentato anche dalla promozione di lingua italiana all'estero. Purtroppo siamo ancora alle prese, nonostante i tentativi anche normativi affrontati negli ultimi anni di facilitare appunto l'invio e accelerare l'invio di personale scolastico, purtroppo per l'ennesima volta ci ritroviamo invece a forti ritardi nell'invio del personale, cosa che crea chiaramente grande malumore nelle famiglie e difficoltà anche rispetto agli istituti scolastici locali con i quali spesso si collabora. Quindi anche lì la necessità di individuare soluzioni proprio per favorire invece la massima diffusione della lingua e cultura italiana. Grazie Presidente. Grazie Onorevole Migliozzi, che è relatrice per la Commissione della Camera sul provvedimento. Prego, da remoto. Grazie Presidente. Io ringrazio naturalmente l'Ambasciatore Sequi perché ci ha fatto ci ha dipinto un panorama molto che lascia molto ben sperare per un rinnovamento reale della Farnesina e del suo relazionarsi con il mondo esterno. E un mondo che, come ha detto anche l'ambasciatore, è molto complesso e nel quale la comunicazione sta assumendo e ha assunto un'importanza sempre crescente
Mi riferisco in particolare ai nuovi linguaggi a cui hanno fatto riferimento diversi interventi prima di me, con particolare riferimento alla digitalizzazione, che veramente potrebbe fare la differenza nell'efficacia e nella tempistica con cui la Farnesina può essere di vero supporto non solo agli italiani all'estero, ma anche proprio all'impatto che la comunicazione può avere nella vita delle persone, anche considerando l'importanza sempre crescente della politica estera nella vita dei cittadini. Quindi la Farnesina è importante che si adegui velocemente a questo nuovo tipo di comunicazione. E, naturalmente la creazione della direzione generale e la novità del patto per l'export costituiscono la declinazione di questo sforzo che la Farnesina sta compiendo, una declinazione in termini reali, e per questo, insomma, credo vadano impiegate maggiori risorse, a differenza di quanto invece si è sottolineato. Io non credo che questa operazione non debba avere costi o aumento di posti, anzi, credo che sia molto importante potenziare l'azione della Farnesina nei settori della comunicazione, quindi dell'esercizio del soft power, che è diciamo il punto di forza dell'Italia nel mondo, diciamo il canale in cui il nostro paese possa meglio esprimere la sua influenza all'estero. Naturalmente la rete degli istituti di cultura è diciamo l'emanazione. Una delle vie principali con cui questa innovazione si può esprimere. Gli istituti di cultura vanno potenziati e io credo la loro azione vada coordinata, meglio coordinata e debba essere, diciamo, in qualche maniera monitorata, in maniera che l'esito possa aumentare, perché a mio avviso noi potremmo fare, rispetto al momento attuale, molto meglio e molto di più. E lo possiamo fare anche coordinandoci in maniera più puntuale parlando di insegnamento della lingua italiana, per esempio, con la Dante Alighieri, che è presente in maniera molto più capillare nei territori all'estero degli istituti di cultura, ma è necessario, diciamo, una maggiore interazione e un maggiore coordinamento. Si verifica in alcuni casi che ci sia addirittura competizione tra i corsi di lingua, della Dante Alighieri e quelli invece organizzati da istituti all'estero. Questo non deve succedere. Ci deve essere coordinamento. Ci deve essere collaborazione. Quindi direi che anche su questo dovremmo lavorare, come anche mai stato già detto prima, quindi non mi dilungo in questo, con le scuole italiane all'estero. E anche lì è stata sottolineata stato qualche disfunzione nell'assegnazione degli insegnanti, anche nell'organizzazione oraria. Onorevole, Ci sono dei il problemi tempo. che mi sono stati più volte segnalati, per esempio da Addis Abeba. E
Sì, scusatemi, è un argomento che mi appassiona molto. Comunque, insomma, è importante che si sia degli istituti di cultura, seguiamoli in maniera più puntuale e la ringrazio. Comunque ci sarà modo e occasione, sono sicura di parlarne ancora perché è veramente una rivoluzione di cui ringrazio, l'ambasciatore Sequi e la Farnesina. Grazie. Grazie, senatore Alfieri della Commissione Estera del Senato. Sì, grazie. Grazie, ambasciatore Sequi, per la disponibilità. Penso fosse opportuno, sono stato uno di quelli che ha richiesto questa audizione perché non fosse un passaggio meramente burocratico quello di esprimere la nostra posizione sullo schema decreto del Presidente della Repubblica. Su un passaggio in cui la Farnesina si adegua ai tempi, penso che diciamo, a fasi periodiche sia necessario darsi diciamo, strumenti diversi per cogliere i cambiamenti che ci sono. Penso che si vada nella giusta direzione, vado per flash anche per stare dentro il richiamo del Presidente della Commissione. Sul primo punto, quello di una attenzione forte anche ai nuovi media, alla capacità di avere un rapporto con le opinioni pubbliche, se, penso che sia sempre più importante. Io la penso come il collega Valentini, cioè, quindi mi concentro su questo aspetto. Servono specialisti, cioè attenzione a non fare, so che insomma, c'è questa cautela, a costruire dei passaggi che colgano certamente sia sì, un'esigenza di adeguarsi ai tempi, ma anche di provare a trovare le compatibilità dentro l'organizzazione, dare uno sbocco a professionalità che sono verso la fine della carriera. Cioè, dobbiamo stare attenti. Su questo tema si gioca un pezzo della nostra credibilità e del rapporto con le opinioni pubbliche. Noi scontiamo un provincialismo crescente anche nei media, scontiamo che i social media affrontano i temi della politica estera, spesso buttati dentro un frullatore di emozioni, di non conoscenza, di difficoltà di contrastare anche le fake news, e quindi servono davvero specialisti e un salto di qualità da quel punto di vista. Penso anch'io che nel passaggio della legge di bilancio ci debba essere un'interlocuzione per capire perché le riforme a costo zero, bene, siete bravi, ed è una cosa positiva, però io penso che le riforme per davvero cogliere gli obiettivi che ci espongono, sono obiettivi ambiziosi quelli che ha delineato l'ambasciatore, abbiano bisogno anche delle risorse, quindi c'è la disponibilità a ragionare e da questo punto di vista un consenso che va oltre i singoli partiti, quindi cogliamo questa disponibilità. Penso che sia corretto anche adeguarsi alle evoluzioni che ci sono state dal punto di vista organizzativo, delle scelte anche politiche che hanno portato la parte della proiezione internazionale della nostra economia, il commercio internazionale, quindi il passaggio verso una direzione che ha sempre seguito i temi legati all'Unione Europea, così come il potenziamento del soft power, della nostra presenza culturale. Anche qui appunto penso che ragionare in termini di un rafforzamento anche delle risorse, degli strumenti del capitale umano sia fondamentale. Ho una domanda specifica sulla parte che io trovo corretto, se ho capito bene, anche di avere un luogo in cui si fa l'istruttoria, la raccolta delle disponibilità sulle candidature internazionali e l'accompagnamento. Tutte o solo quelle che riguardano gli aspetti appunto più legati alla cultura? Perché si sente davvero l'esigenza di avere un luogo unico in cui promuovere le candidature perché fa parte del messaggio di credibilità del sistema paese. Abbiamo delle figure di primo ordine e anche qui so che sono stati già fatti dei passi avanti, ma avere davvero un luogo unico che fa questo lavoro e che si mette a disposizione poi del lavoro diplomatico e politico che deve fare il sistema Italia all'estero, lo riteniamo davvero necessario. Grazie per questa occasione. Grazie, senatore. Onorevole Billi, prego, della Lega, della Commissione Esteri Camera.
L'onorevole Formentini. Grazie mille Presidente. Ringrazio innanzitutto l'ambasciatore Sequi, perché avevamo bisogno di questo approfondimento, il tema è di importanza enorme, fare sistema paese, fare rete, rafforzare il coordinamento sono imperativi per la nostra diplomazia, per il nostro paese. Io però chiederei precisazioni. La prima riguarda la lettera M, laddove si dice testualmente che si conferisce maggiore evidenza alle attribuzioni in materia di visti d'ingresso e di politica migratoria alla Direzione Generale per gli Italiani all'Estero. Si precisa poi nel testo che è una mera esplicitazione di competenze, ma chiedevo un approfondimento se possibile. Anche in merito a qualcosa che non trovo appieno nell'articolato, ovvero il riferimento che ha fatto durante l'iter del provvedimento in commissione la nostra collega Yolanda Di Stasio, riferendosi al settore aerospazio e alle competenze appunto che sarebbero attribuite esplicitamente. Conoscendo la questione degli addetti spaziali presso le nostre ambasciate, chiedevo anche qui una delucidazione, perché noi abbiamo la preoccupazione che, essendo il settore aerospaziale un'eccellenza del nostro paese e sia ben gestito al momento, non si creino sovrapposizioni fra le nostre istituzioni. In più farei un appello, perché giustamente ha citato la doverosa, necessaria difesa dei nostri prodotti tipici. Stiamo vivendo in questi mesi, settimane, la vicenda del Prosek, e quindi davvero un appello ulteriore a difendere il Prosek e tutti i nostri prodotti tipici. Grazie. Billy ancora, è confermato? Billy, prego. Non funziona il microfono, Billy. Eccoci. Grazie. Allora. Scusate, grazie Presidente. Ringrazio anche il segretario generale, ambasciatore Sequi. Ambasciatore, mi permetta di osservare come la comunità italiana all'estero possa assolvere un importante compito contro l'Italian Sounding e anche contro la contraffazione del Made in Italy, grazie a quel soft power a cui anche lei faceva riferimento prima. Per esperienza personale, io sono eletto nella circoscrizione estero in Europa, ho visto come, dove la comunità italiana all'estero è forte la cultura italiana nella comunità locale. Constato tutti i giorni come, dove la comunità italiana all'estero è forte, i locali siano più consapevoli della qualità e delle differenze tra i prodotti italiani e quelli che vogliono scimmiottarli. Anche per questo ritengo che sia molto importante promuovere la lingua e la cultura italiana nel mondo con gli istituti di cultura, con le scuole e i corsi di lingua e cultura. Quindi assolutamente necessario lavorare in questo senso, non solo per rafforzare il legame dei nostri connazionali all'estero con la madrepatria, ma anche per uno scopo più, come si può dire, più commerciale, appunto, per cercare di contrastare in modo migliore l'Italian Sounding e la contraffazione. Un'altra questione importante, ambasciatore, che mi preme qui oggi sottolineare, sono i problemi della rete consolare. Come ha accennato anche lei, ci sono stati blocchi del turnover, tagli del personale in questi ultimi 10 anni, a cui è corrisposto invece un aumento esponenziale degli italiani emigrati. Gli iscritti AIRE nel 2006 erano 3 milioni, nel 2021 oggi sono quasi raddoppiati, sono circa 6 milioni. La pandemia, ambasciatore Sequi, inoltre, come lei sa benissimo, ha comportato un aumento del backlog in molti consolati, in quanto molti consolati per quasi un anno hanno dovuto lavorare con il 50% delle risorse disponibili. Qualcosa è stato fatto,
alcune assunzioni, alcuni miglioramenti della rete consolare sono stati fatti. Devo però notare, ambasciatore Sequi, come molti consoli siano, mi permetta di definirli, dei veri e propri eroi che lavorano in prima linea per cercare di fornire servizi adeguati alla comunità italiana, e al passo coi tempi. Per esempio, molti, dei consoli che conosco stanno lavorando per rafforzare l'istituto del consolato onorario, che di sicuro può fare qualcosa per migliorare i servizi. Il consolato digitale, come già anche lei ha accennato oggi, può essere un altro piccolo passo che va nell'ottica del miglioramento dei servizi e della qualità della rete consolare, però non basta. Io, ambasciatore Sequi, ricevo tantissime lamentele dei connazionali all'estero per l'erogazione dei servizi consolari. Ambasciatore, questa secondo me potrebbe essere una vera e propria bomba che potrebbe esplodere da un momento all'altro. Quindi chiedo ancora una volta il potenziamento immediato della rete consolare, l'apertura, per esempio, veloce dei consolati a Manchester e alle Canarie. Da quello che so, dalle informazioni che ho a disposizione, tutto dovrebbe essere pronto o quasi. Quindi, per favore, apriamo questi consolati il più presto possibile e inviamo anche nuovo personale nei consolati dove vi è necessità. Mi rendo conto che alla Farnesina ci sono delle esigenze, come si può dire, contrastanti. È chiaro che anche voi avete subito dei ritardi nel lavoro qui a Roma, della struttura della Farnesina, e avete bisogno anche voi di personale. Però la rete consolare è allo estremo. Quindi, ambasciatore, inviate nuovo personale alla rete consolare all'estero perché ve ne è assolutamente bisogno. Un'ultima cosa, ambasciatore, come lei accennava e come anche altri colleghi hanno accennato, alle posizioni di vertice nelle organizzazioni internazionali sono molto importanti anche per gli interessi del nostro paese. Servono degli specialisti. Purtroppo non sempre le posizioni di vertice italiane in queste organizzazioni internazionali sono all'altezza e mi riferisco in particolare all'OIPO, cioè l'World Intellectual Property Organization, e all'EPO, European Patent Office. Per favore, anche in questo caso noi ci siamo disposti a lavorare insieme. Miglioriamo le specializzazioni e gli specialisti nelle posizioni di vertice di queste organizzazioni internazionali. Grazie. Io non ho altri iscritti, ci sono altri colleghi che desiderano intervenire da remoto? Sì, Presidente, Sì, Berti. prego, Berti. Grazie. Ringrazio l'ambasciatore Sechi che ci ha dato, oltre a ovviamente alla riforma in sé, un quadro generale su come la Farnesina è proiettata nel futuro. La nuova Direzione Generale di Diplomazia Pubblica e Culturale sicuramente ci permetterà di raggiungere come sistema paese degli obiettivi importanti e strategici, e anche delinearli questi obiettivi. Una presenza, una direzione di questa nuova direzione generale, quella sulla presenza italiana nelle organizzazioni internazionali, è molto importante e merita un'attenzione particolare, non solo per il grande numero di funzionari che va dall'8 al 10% in ogni organizzazione internazionale e che è veramente la nostra sentinella, le nostre antenne nel mondo delle relazioni internazionali, ma anche per le candidature di vertice, come ha detto, che devono prevedere un sistema ministeriale che gioca unito da questo punto di vista. Da questo punto di vista, appunto, quest'anno ci sarà la presidenza italiana della ministeriale del Consiglio d'Europa e volevo porre l'accento su un vero e proprio gioiello della nostra, diciamo, cultura e cultura costituzionale europea, cioè la Commissione di Venezia. Un organo consultivo del Consiglio d'Europa che appunto fa assistenza costituzionale, assistenza alle elezioni, al referendum, cooperazione con giurisdizioni costituzionali e anche relazioni di saggi e di approfondimenti. Abbiamo il dottor Buchicchio, presidente, abbiamo la direttrice, dottoressa Renata Menghini, e quello che volevo chiedere appunto è come poter valorizzare questa commissione che dà un contributo di expertise costituzionale a paesi in tutto il mondo, ovviamente su richiesta dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, e che sono un vero e proprio, diciamo,
diciamo, strumento unico di consulenza costituzionale che ha un valore, e noi ce lo dedichiamo proprio appunto degli Stati dell'Unione Europea. La cultura costituzionale è nata qui, si è sviluppata anche altrove, ma principalmente ha avuto uno sviluppo anche tramite conflitti armati, però, e tramite rivoluzioni, ma principalmente nel nostro continente. La domanda è quindi è come favorire, se hai nei piani, il lavoro di questa commissione, di come renderlo ancora più insomma, incisivo, pensando per esempio, ne dico uno su tanti, alla Libia, che abbiamo di fronte alla nostra costa, un paese che sta attraversando una fase di riforma istituzionale, costituzionale, di pacificazione, e chiaramente avere un tipo di diplomazia già orientata a una sensibilità nella governance, che poi ovviamente sono affari interni di altri stati, però chiaramente ci deve essere un lavoro anche di sensibilità istituzionale e costituzionale. Gli organi come la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa sono fatti per questo, e creare una direzione generale che segue questi affari di diplomazia pubblica può sicuramente aumentare la portata e l'influenza di queste commissioni e soprattutto di questi valori anche fuori dai nostri confini. Grazie. Grazie, io non ho altre richieste di intervento e quindi do la parola all'ambasciatore Sequi. Grazie E abbiamo un molte. po' più di tempo perché sia Camera che Senato hanno aggiornato l'aula. Prego. Grazie Presidente, grazie a tutti gli intervenuti. Allora, vorrei andare in ordine, ma magari accorpando qualche risposta per temi che più o meno si sono intersecati. Allora, vorrei cominciare dall'onorevole Valentini. Desidero ringraziarlo perché ha colto perfettamente quello che sono diciamo, le priorità, quello che è lo spirito profondo anche di questa riforma. Siamo assolutamente d'accordo sul fatto che è fondamentale una centralizzazione narrativa a fronte di una come dire, delocalizzazione operativa. E questo è esattamente ciò che la direzione generale istituenda intende fare, avere la certezza di poter, diciamo così, creare una chiara, coerente linea di comunicativa che poi possa essere, diciamo così, valorizzata anche in base alle specificità delle singole sedi, perché dobbiamo ricordare che naturalmente il mondo è complesso e vario e quindi dei messaggi devono essere anche adattati alle sedi dove vengono, nelle aree geografiche dove vengono comunicati. Ed è fondamentale in tutto questo però avere ed è ciò che la direzione farà, una capacità di analisi in entrata, perché naturalmente il messaggio centrale può essere definito, raffinato, meglio e plasmato in base anche ai ritorni. Quindi non è un puro esercizio, voglio dire, quasi autoreferenziale, ma è un esercizio dinamico di comunicazione. Grazie per gli spunti, sono estremamente importanti. E per fare tutto questo è evidente che abbiamo necessità di formazione. La formazione è fondamentale, così risponderei anche alla preoccupazione come dire, sul timore che diciamo persone in fondo poco avvezze ai nuovi modelli comunicativi, magari in fine carriera, possano essere utilizzati in una sinecura. No, assolutamente no. Così voglio semplicemente socializzare un'informazione. Un paio di giorni fa ho incontrato i vertici della RAI proprio per creare un maggiore, più organico, come dire, flusso informativo e perché no, formativo anche, per quelle che saranno poi le risorse, giovani soprattutto, incaricate di svolgere, questo tipo di esercizio di ascolto e di proposizione, appunto, di messaggi. Vorrei anche dire che tutto ciò è fondamentale in un momento in cui ecco, si dice che siamo in un'epoca di cambiamento. Io credo che il Covid abbia, come dire, in qualche modo rappresentato un cambiamento d'epoca vero e proprio. E basta pensare al fatto che pochi giorni fa si sono aperte le scuole. Bene, la metà dei bambini che sono andati a scuola per la prima volta non sanno che lavoro faranno da grandi per il semplice motivo che quel lavoro non è ancora stato inventato. Quindi siamo in un'epoca estremamente dinamica in cui, ed è questo anche il senso della direzione, avere dei sensori che possano permettere di captare i segnali deboli, metterli a sistema,
metabolizzarli e poi riproporre delle narrative, bene, tutto questo è fondamentale. È chiaro che abbiamo bisogno di risorse di qualità, quindi chiaramente le risorse che saranno utilizzate saranno certamente di qualità. E sui giovani, volevo dire, c'è un famoso spin doctor di Hillary Clinton, diceva che in qualsiasi organizzazione, se c'è il problema di a chi affidare la gestione delle nuove tecnologie comunicative, social, eccetera, non bisogna assolutamente farlo con la persona più giovane possibile che in quell'organizzazione qualsiasi cosa stia facendo. Questo perché è un'estremizzazione, ma perché si tratta di attività così delicate, così complesse e così cangianti, per cui non possiamo assolutamente affidarci a, diciamo, agli amateur, a coloro che non hanno una formazione specifica. E questo, riprendendo uno spunto ulteriore dell'onorevole Valentini, in un momento in cui disinformazione, misinformazione, malinformazione e necessità della prevenzione necessitano evidentemente degli interventi che debbano essere efficaci, coscienti, consapevoli, professionali. Per quanto riguarda, prendo assolutamente nota e per certi versi concordo su quello che riguarda alcuni disservizi, e così riprendo anche un intervento fatto successivamente. Però ecco, vorrei dire, su questo io sono particolarmente felice che ci sia un recupero, per così dire, di quella erosione che è diventato persino smottamento delle risorse anche umane del Ministero degli Esteri. In una tabella che posso distribuire evidentemente, se, per chi fosse interessato, dal 2010 al 2019 noi siamo passati in termini di personale di ruolo da 4.572 a 3.554 persone. Mille di meno. Paradossalmente a fronte di sfide che diventavano sempre più complesse e sempre più, direi, difficili. E voglio dare un altro dato. Sì, chiaro, non è una giustificazione, è semplicemente dobbiamo capire le cause dei problemi e dei fenomeni per poi affrontarli con più efficacia. L'Italia ha oggi un totale di 3.604, tutto compreso, persone di ruolo. La Spagna ne ha 5.559. Non voglio parlare degli altri paesi perché lì proprio siamo fuori categoria. Noi abbiamo 129 ambasciate. Allora, la Spagna ne ha 119, la Germania 153, la Francia 164. Come dato complessivo, ambasciate, rappresentanze, uffici consolari, istituti di cultura, noi abbiamo 305 istituti, tutto compreso, quindi istituzioni all'estero, la Francia ne ha 364, la Spagna ne ha due più di noi, 307. In tutto questo abbiamo assistito a un depauperamento, quindi siamo assolutamente indietro, depauperamento del personale. E fortunatamente devo ringraziare il Parlamento per la visione, per la sensibilità, devo dire per la consapevolezza. Abbiamo ripreso a fare assunzioni che ci metteranno non a livello di navigazione, ma quasi, e quindi da questo punto di vista sarà assolutamente più facile intervenire su quei fenomeni che sono stati osservati. Va anche detto che a noi piace considerare il Ministero degli Esteri, la rete è una ricchezza, ed è forse la nostra maggiore ricchezza, è il centro, non come due entità, come dire, diverse o in competizione, è tutto Ministero degli Esteri. Quindi non poniamo la questione in termini di noi al centro teniamo un po' di risorse e voi soffrirete, continuerete a soffrire in periferia, no. È nostro interesse che le sedi, quindi la rete, che sono la più grande ricchezza del nostro Ministero, e devo dire anche francamente del Paese, abbiano quelle risorse che progressivamente che servono
ad affrontare i problemi di cui abbiamo parlato. Per quanto riguarda, quindi, Vicepresidente Gravini, grazie per gli stimoli. Per quanto riguarda il discorso della preso buona nota per tutto quello che riguarda appunto scuola, problemi che possono riguardare chiaramente le lezioni all'estero. Per inciso, stiamo per fare un esperimento molto importante, di esperimento pilota di voto elettronico per quello che riguarda i comites, e quindi su questo io credo che auspicabilmente potremmo, diciamo così, fare dei passi avanti nel senso che lei auspica. Vorrei anche dire che per quanto riguarda le carte di identità elettroniche c'è la possibilità ovviamente di chiederle ai comuni, questo lo sappiamo, dipende dal Viminale però che deve dare un'autorizzazione. Su questo io mi posso impegnare a stimolare il Viminale. C'è un progetto di dati personali che lei conosce, ma su questo certamente la ringrazio per lo stimolo. Poi lei ricordava per i comites, bene, la registrazione, chiaramente l'opzione di voto si può fare in vari modi, si può fare per Fastit, posta, sportello del consolato, ma anche allegando un documento e inviandolo. Insomma, c'è un principio generale che è quello del favor voti, che abbiamo evidentemente tutto l'interesse a promuovere. Però ho preso nota delle sue osservazioni e la ringrazio molto per lo stimolo. Visto che parliamo di questioni consolari, è chiaro che il Covid ha portato, quindi rispondo a qualche altra domanda in proposito, il Covid ha portato naturalmente a una rivoluzione. Molte nostre rappresentanti consolari e diplomatiche hanno dovuto, soprattutto quelle piccole, hanno particolarmente sofferto naturalmente, perché c'erano delle norme molto stringenti anche in termini di presenza, e questo ci ha come dire, spinto a effettuare tutta una serie di innovazioni. Per esempio è in corso, abbiamo già iniziato, ma è in corso, io stesso personalmente ho voluto dare uno stimolo in questo senso particolare, sia per la rete che per il centro, a poter dotarci la possibilità di accedere in sicurezza, perché questo è l'altro aspetto, ai principali applicativi informatici utili appunto per l'espletamento di una serie di adempimenti consolari e non, anche da remoto. E su questo abbiamo già iniziato con varie sedi, lei stesso lo ricordava, ma abbiamo in corso un programma molto, molto importante e significativo di rafforzamento in termini di hardware e software. E devo dire che nel 2020, pur nel contesto pandemico, noi abbiamo rilasciato circa 223.000 passaporti, 7.000 emergency travel documents, 63.000 carte d'identità, di cui 15.300 carte d'identità elettroniche. Nel 2021 registriamo un miglioramento, diciamo, di questo trend. Dunque, per quello che riguarda ecco, le questioni poste dall'onorevole Migliozzi, è chiaro che la rete degli istituti di cultura, come ho detto anche nella mia relazione, avrà un rafforzamento che sarà di natura quantitativa ma anche qualitativa, perché avremo la gestione degli istituti di cultura e di tutto ciò che questo comporta sarà uno dei core business della nuova direzione generale. E si tratterà anche, e questa è già una linea programmatica molto chiara, di mettere a fattor comune tutte quelle risorse interne al Ministero, ma anche esterne al Ministero, si ricordava ad esempio la Dante Alighieri, che possono contribuire a quello che è l'obiettivo comune poi alla fine, promuovere lo smart power, promuovere la cultura e promuovere la lingua. Attività di vigilanza, certamente, grazie per lo spunto, per lo stimolo, è previsto che essa sia comunque rafforzata. Ho in parte risposto alla domanda dell'onorevole Billi. La rete consolare è allo stremo, sono d'accordo.
e devo dire, aggiungo soltanto la risposta che ho dato prima, per noi è una priorità. A me piace considerare il Ministero degli Esteri come una società di servizi, cui abbiamo diversi, come dire, utenti. Un utente privilegiato, fondamentale, sono evidentemente i connazionali all'estero. Ed è questo il motivo per cui una priorità fondamentale, mi ripeto, sarà quella di curare sempre più diciamo, i servizi erogati dai consolati e dalle rappresentanze diplomatiche ai connazionali all'estero. È anche chiaro che la comunità italiana all'estero, come le diceva, è una risorsa fondamentale, importantissima, che va evidentemente anch'essa valorizzata. Il senso di questo rafforzamento qualitativo e quantitativo anche degli studi di cultura mira proprio a questo. E i consoli sono eroi, in certi casi sì, devo dire, però sventurato il paese che ha bisogno di eroi. Contiamo di affrontare il problema in modo più strutturato senza dover contare soltanto sull'eroismo dei singoli, perché sennò non andiamo lontano. E l'idea dei consolati onorari, di quelli digitali, è assolutamente una priorità. Per quello che riguarda il discorso relativo a Manchester e Canarie, siamo in dirittura d'arrivo, mi premurerò di dare un ulteriore impulso anche grazie al suo stimolo. L'aspetto che riguarda le posizioni nelle organizzazioni internazionali è cruciale. È cruciale perché, lo voglio dire da due punti di vista diversi. A livello strutturale, evidentemente, si tratta di una risorsa fondamentale per il Paese. E c'è un aspetto personale. Io stesso sono stato un sistema diverso da quello attuale per 5 anni e ho vissuto in qualche modo anche le, voglio ricordare che anche il presidente Fassino è stato, ha avuto questo tipo di esperienza, quindi sa bene che, ecco, non sempre e non completamente il paese utilizza questo strumento che invece è fondamentale, potentissimo, però deve essere fatto anche in quel caso in modo strutturato. La direzione generale, qui arrivo a una precisazione, mi si chiedeva, avrà certamente il compito di promuovere le candidature, ma in diverse fasce, sia le candidature apicali, evidentemente, candidature apicali che poi hanno un percorso, come sa il senatore Alfieri, molto preciso in termini di campagne elettorali, in termini di scambi, in termini di sostegni reciproci che poi vanno negoziati con i diversi paesi, ma anche quelle candidature che non sono apicali, quindi funzionari che o già si trovano a operare nelle organizzazioni internazionali e non soltanto nel settore della cultura evidentemente, ma in tutte, menzionato appunto dalla SEAE all'OCSE, alle Nazioni Unite, all'OSCE, eccetera, e anche coloro che aspirano a entrare nelle organizzazioni internazionali e hanno in qualche modo la necessità di essere indirizzati, instradati. Per esempio, uno strumento su cui vogliamo, la direzione generale lavorerà molto, è quello dei JPO, anche perché noi sappiamo bene che in media circa l'85% dei JPO poi continua nelle organizzazioni dove ha iniziato, e quindi si tratta di una risorsa, di un investimento di importanza cruciale, di importanza strategica per il Paese. Mancava questo tipo di meccanismo, o meglio, c'era ma era frazionato in diversi settori. Abbiamo deciso di accentrarlo proprio perché anche lì dobbiamo vedere evidentemente uno sviluppo anche della carriera. Non possiamo sempre pensare ad avere dei posti apicali se a volte, come il caso del SEAE ad esempio, della stessa commissione, manca una esperienza di medio livello su cui comunque noi dobbiamo creare, formare, accompagnare i nostri funzionari. E quindi il luogo sarà unico e contiamo effettivamente di poter dare un contributo, grazie a questa razionalizzazione, una maggiore e migliore presenza dei nostri, appunto, dei nostri funzionari internazionali, che ripeto sono una risorsa straordinaria.
Ecco, circa le ulteriori precisazioni che mi venivano chieste. Per quello che riguarda l'attribuzione alla Direzione Generale degli Italiani all'Estero della questione visti, bene, noi abbiamo un centro visti al Ministero degli Esteri che fa comunque capo a quella direzione. Cerchiamo di spiegarlo meglio, non cambia niente, ma cerchiamo di spiegarlo meglio in maniera più efficace, più organizzata, se vogliamo, nel testo della riforma. Per quanto riguarda la questione dell'aerospazio, addetti spaziali, bene, anche lì non cambia niente, c'è già un'attribuzione in termini di promozione in capo alla Direzione Generale del Sistema Paese, della internazionalizzazione di una serie di aziende, ivi comprese quelle dell'aerospazio, ma questo non tocca evidentemente delle competenze in capo ad altri soggetti, ma anzi direi semplicemente reitera il concetto di una complementarietà. E ovviamente aumentando il numero, e questo in una prospettiva di sistema ritengo sia molto positivo, di addetti spaziali che vengono comunque individuati e direi nominati sulla base di procedure di selezione trasparenti, aperte a diverse amministrazioni e comunque svolte tutte in maniera da poter essere funzionali al sistema, né più né meno comunque come accadeva prima. Aumenta solo il numero degli addetti spaziali. E poi credo, toccando un ultimo punto, quello della valorizzazione, no, ecco, c'è un punto sul Consiglio d'Europa, prima ancora, la valorizzazione nel quadro delle politiche commerciali, tutela e protezione delle indicazioni geografiche, è evidentemente una priorità cruciale per il nostro Paese. È chiaro che quando ci sono stati con un nostro partner molto importante delle potenziali difficoltà, abbiamo mobilitato tutte le risorse che potevamo mobilitare, ivi comprese le nostre collettività all'estero. Perché quando un interesse, come in questo caso ritengo, esistenziale del Paese, a quel punto bisogna fare ricorso evidentemente a una organizzata azione che coinvolga tutte le risorse che il Paese può esprimere. Stiamo seguendo con grande attenzione il discorso PROSEC, che, devo dire la verità, è uno dei tanti problemi che poi, come sappiamo, si pone in termini di protezione delle indicazioni geografiche, e su questo assolutamente c'è tutta l'attenzione del centro, ma anche delle nostre, diciamo, strutture diplomatiche coinvolte, per evitare il rischio di un esito che sarebbe catastrofico per il nostro Paese. Su questo, ecco, posso garantire tutto l'impegno del Ministero e l'allerta possibile. Noi abbiamo la presidenza, per l'appunto, in sede di Consiglio d'Europa, non trovo la nota, ma ecco, dicevo, la domanda era sulla Commissione di Venezia, se non... Sì, ecco, assolutamente, la Commissione di Venezia è una ricchezza che va assolutamente valorizzata. Io stesso conosco bene personalmente il Presidente Buchichi, abbiamo lavorato insieme in passato. Allora, noi sappiamo che normalmente l'intervento della Convenzione di Venezia viene fatto su richiesta, però non può essere, diciamo, imposto, inflitto o proposto senza che esso venga richiesto. La valorizzazione è necessaria. Io credo che questo possa avvenire nell'ambito, per esempio, così come è già avvenuto in passato, ma possiamo probabilmente valorizzare ulteriormente nel quadro della nostra presidenza, del processo di allargamento dei Balcani.
In questo caso abbiamo già fatto ricorso più volte, sotto varie forme, all'attività della Commissione di Venezia, sia come produzione di questi atti che vengono chiamati amicus curiae, sia sulla validazione di progetti di riforma, per esempio nel settore elettorale, persino costituzionale, eccetera. Quindi assolutamente è previsto che nel quadro della nostra presidenza la Commissione di Venezia possa essere valorizzata, ripeto, soprattutto ritengo per quanto riguarda le proiezioni nei Balcani. Credo di aver risposto a tutto quasi, non so se ho dimenticato qualcosa. No, se così fosse, prego di essere disponibile a integrare. Grazie, ambasciatore. Le chiedo, questa è una sua valutazione, siccome lei ha la sua introduzione era un testo scritto, se questo testo può essere messo a disposizione della Commissione in modo tale che tutti i membri della Commissione possano valutarlo, era un testo molto dettagliato e preciso, e ma questo poi appunto valuti lei, se anche alcune tabelle che ho visto che lei consultava in sede di replica, per esempio la comparazione tra le risorse umane del Ministero degli Esteri italiano e quelli francesi o tedesco, spagnolo, eccetera, eccetera, perché questo può essere molto utile a noi, non solo ovviamente come elemento di conoscenza, ma in vista della discussione sul bilancio. Io credo che questa volta le commissioni esteri devono essere molto chiare. Noi daremo un parere favorevole al bilancio solo in quanto ci siano le risposte ad alcuni di quei problemi. Un bilancio che ci presenti semplicemente la replica di quello che è stato stanziato fin qui non ci andrà bene, io lo dico subito. Questo deve essere molto, molto chiaro. E quindi tutti questi dati possono essere da noi considerati, possono essere per noi molto utili. Ringrazio molto l'ambasciatore, a nome anche del Presidente Petrocelli, e ringrazio tutti voi. Grazie.